Buona giornata, Nicoletta Grassi del Direttivo Nazionale DNF, esperta nella creazione di contratti di rete e società benefit. Ben trovata, Grassi. Grazie, buona giornata anche a voi. Nell'ambito del 10° congresso ordinario di DNF, i cui lavori si apriranno domani 19 settembre, giovedì 19 settembre, il primo appuntamento del venerdì pomeriggio sarà la tavola rotonda su etica, sostenibilità e diritti, temi importanti che verranno declinati come con i partecipanti al tavola, avvocato Grassi. Diciamo che quando si parla di sostenibilità si parla di tutto e di nulla, nel senso che generalmente sia le imprese che i professionisti fanno fatica a collocarsi o a capire come la sostenibilità può interagire con la propria attività professionale. In realtà oggi sono temi fondamentali. Alla tavola io ho, ANF, il mio tramite, ha ritenuto di invitare soggetti che possano portare la propria esperienza sia professionale che concreta su questi temi, che sono essenzialmente i temi sociali, quindi legati al lavoro, alla tutela del lavoro, al welfare aziendale, alla tutela, diciamo, del lavoro femminile, anche quello dei giovani, e il tema legato alla governance, quindi agli elementi di interesse all'interno delle società benefit, quindi gli obiettivi di beneficio comune, che sono quelli che poi devono mettere a terra e in pratica gli amministratori, le certificazioni. Quindi le certificazioni di qualità di genere e di sostenibilità per gli studi professionali, la mediazione come strumento per una sostenibilità dell'impresa. Ci saranno quindi temi che riguarderanno anche come i giovani professionisti possono essere inseriti all'interno delle attività dello studio e quale può essere il valore aggiunto per loro e loro per lo studio. Il panel è composto, come dicevo, da professionisti che hanno delle caratteristiche differenti, perché avremo un consulente del lavoro che è Luca Piscaglia, che ci parlerà del distretto della felicità. Avremo Francesca Prisi, che è una ricercatrice dell'Osservatorio Professionista Innovazione Digitale del Politecnico di Milano. Sara Cirone, che si occupa proprio di gestione della sostenibilità e quindi del report di sostenibilità per le aziende. Sabrina Franchini, che si occupa di certificazione di genere, sistema qualità, sostenibilità, la professoressa Paola Lucarelli, che è ordinaria Università di Firenze, diritto commerciale, ci parlerà di questi aspetti legati alla governance e alla mediazione. Io mi occupo del tema più strettamente legato alla sostenibilità per gli studi professionali e come gli studi professionali possano fornire consulenza alle imprese nell'ambito della sostenibilità. Tutto sarà condotto dalla moderazione da Massimiliano Pontillo, che è un giornalista e comunque è responsabile istituzionale della comunicazione di AssoBenefit. E infine ci sarà una testimonianza di una galleria d'arte, Fondente Arte, che ci spiegherà come sia in passato, ma anche oggi, l'arte può essere un elemento di sostenibilità per le imprese. Senta, avvocato Grassi, ma etica e diritti, queste due parole, come si coniugano con l'innovazione digitale? Allora, etica e diritti perché, come ci stanno ricordando le direttive comunitarie, in particolare anche la direttiva sulla due diligence, le catene di fornitura, anche per le grosse strutture, devono rispettare i diritti dei lavoratori, devono quindi agire in modo etico e l'innovazione digitale è uno strumento a supporto di questa attività. Ed è uno strumento che può, come dire, supportare sia le grandi che le piccole realtà. Quindi, sono tutti temi fortemente connessi, così come la sostenibilità legata ai diritti dei lavoratori entra negli studi professionali, perché noi sappiamo che, c'è tutto il tema dei collaboratori.
e della gestione dei collaboratori, così come del lavoro condiviso o del lavoro aggregato. E la tecnologia non può che favorire e aiutare questi meccanismi come supporto per come dire, un agire che sia un agire etico sia all'interno degli studi professionali che all'interno delle aziende, quindi in tutto il sistema economico. È un percorso su cui non si tornerà più indietro. Quindi prima ce ne rendiamo conto e assumiamo consapevolezza, e meglio sarà per tutti noi, sia per lavorare e prestare la nostra attività sia all'interno che all'esterno degli studi in maniera molto più concreta. Tant'è che un'altra cosa che è molto utile, che secondo me dovrebbero acquisire e di cui dovrebbero dotarsi sia gli studi professionali che le aziende, sono i codici etici di comportamento. Al di là che vi siano i codici deontologici per i professionisti, ma quando uno studio o un'impresa si dota di un codice etico e lo pubblica, e quindi chi si rapporta con l'impresa o lo studio professionale capisce che ci sono dei valori che però devono anche essere messi in pratica, sicuramente ha un valore aggiunto molto maggiore, e lo strumento tecnologico può anche aiutarci a divulgare questi principi e questi valori. Io voglio dunque ricordare che nell'ambito del 10° congresso ordinario di ENF, il primo appuntamento del venerdì pomeriggio sarà dedicato alla tavola rotonda su etica, sostenibilità e diritti. Ringraziamo l'avvocato Nicoletta Grassi. Buon congresso dunque, avvocato. Grazie mille, abbiamo tanto da lavorare, spero che sarà di utilità per tutti noi.